Passa un turno, facciamo il tifo tutti per le italiane, quindi l'Inter è la prima a compiere la sua missione. Buonasera Stramaccioni, Paolo. Buonasera. Sì, eccoci qua. Intanto c'è da certificare anche questo record dell'Inter, no? Perché i record hanno un senso anche loro, credo, per il morale, no? Sono anche un segnale, questa decima vittoria consecutiva, una prova comunque di forza, perché di fatto vi bastava alla fine pareggiare, invece avete vinto largo, anche se all'inizio c'è stato un po' di impatto, no? Per questa scelta di una squadra una sola punta, sembrava una scelta di prudenza. Ma no, era una scelta di gestione delle energie. Io ho valutato, comunque siamo in un momento in cui abbiamo giocato tantissimo, siamo la squadra italiana che ha giocato di più e in questa fase c'è anche il problema degli infortunati, quindi un allenatore cerca di preparare le partite anche in questa direzione. Devo tener conto del dispendio di domenica sera e della partita con l'Atalanta, quindi la nostra idea, la mia idea era quella di giocare un primo tempo un pochino più magari attento, un pochino più gestendo un po' anche le energie e poi provare a vincere la partita nella ripresa, perché secondo me, soprattutto i tre davanti, chiedergli di giocare 90 minuti sarebbe stato un rischio troppo alto. C'è stato un impatto incredibile della partita su Palacio, ha dei numeri quasi inaspettati, l'ottavo gol di stagione, il quinto consecutivo. Ti aspettavi un giocatore così, che avesse un impatto così sulla squadra, visto che aveva perso anche la fase iniziale della stagione per infortuni? Sì, sicuramente lui è stato il nostro primo acquisto, il primo acquisto della mia prima campagna acquisti, quindi è stato un giocatore che l'Inter seguiva da tempo, che a noi piaceva tantissimo e Rodrigo è stato bravo a riuscire a inserirsi subito e sono stati bravi anche i compagni, perché anche lui sembra che gioca da tanto tempo con noi e bene così, però è partito alla grande lui come tutta l'Inter. In chiave campionato che segnale è, visto che adesso c'è la corsa sulla Juventus, voi siete già qualificati e la Juventus invece avrà dei problemi e dovrà impegnarsi in Champions League? Per noi era un vantaggio, insomma. Sì, no, ma per noi era importante cercare di archiviare il discorso qualificazione, perché abbiamo una trasferta di Kazan, una trasferta molto dispendiosa, impegnativa. Se riesci a qualificarti con due giornate d'anticipo puoi permetterti anche di gestire qualche giocatore in più. Detto questo, siamo andati in campo in tutte queste gare per fare il risultato. Io credo che vincere 10 partite consecutive in trasferta sia un segnale di grande forza anche mentale, oltre che di solidità, quindi faccio i complimenti ai miei calciatori. E ti voglio chiedere una cosa, abbiamo visto, per me l'ultima poi lo studio, nel finale di gara hai messo la difesa 3, che probabilmente è anche un segnale per la trasferta di domenica a Bergamo, no? E poi la squadra ha rischiato meno, mentre soprattutto nel primo tempo, insomma, non è stato come Palacio, però Handanovic ha servito molto per il risultato, con la linea 4 un po' più di disequilibrio. Samir ha fatto due parate su palla inattiva su Ivanov, di cui la prima credo che valga un gol, perché è una parata da campione e sappiamo il suo valore e speravamo che facesse così bene. Si sta confermando quello che io ho sempre detto, uno dei migliori portieri d'Europa. E così, per quanto riguarda la difesa 3, nel momento secondo me di maggior pressione del Partizan era importante cambiare, l'abbiamo fatto e ci è andata bene così, perché da quel momento in poi il Partizan è stato molto meno pericoloso e abbiamo trovato il 2-0 e il 3-0. Mino studio? Gabriele Oriali per Stramaccioni, Lele. Beh sì, beh, innanzitutto i complimenti ovviamente ad Andrea per quello che sta ottenendo con la squadra, quindi al di là dei record che comunque sono importanti, ma anche per la qualità del gioco, magari un pochino meno il primo tempo che è sembrato un pochino più rinunciataria, poi bene nel secondo tempo con l'ingresso di Palacio. Allora volevo chiedere Andrea se al di là dei risultati positivi ottenuti finora che cosa ti soddisfa di più di questa squadra e se sei un po' preoccupato per l'infortunio dei due centrali, diciamo, titolari. Ah, sì. Tra l'altro, se ci sono notizie su Mudingai anche per l'infortunio che ha avuto. Sicuramente la nota più negativa di questo periodo è, diciamo, che la perdita di tanti giocatori insieme, soprattutto anche stasera Gabi ha accusato questo dolore, noi subito abbiamo ritenuto opportuno farlo uscire, lui era molto giù perché ci tiene tantissimo, un ragazzo d'oro e
poi è successo anche a un giocatore del Partizan. Io credo anche che questa temperatura molto bassa, forse il primo vero freddo di stagione, possa aver contribuito, però adesso guardiamo avanti. Io non so che giocatori recupereremo per Bergamo e adesso lo valuteremo domani col dottor Combi, però sicuramente questa è la nota stonata e quello che in questo momento mi dispiace più. Per il resto hai ragione, il primo tempo è stata una scelta comunque ponderata di lasciare Livaia, comunque l'unico attaccante rimasto in organico fuori dai tre che avevano giocato domenica, davanti, e secondo me ha fatto anche benissimo per essere ragazzo di 19 anni, quindi non gli potevo chiedere di più, ha anche avuto due occasioni da gol, poi il secondo tempo è andata bene, l'avevamo vista così. Ultima cosa solo da Lucarelli, Cristiano, per Andrea. Ma io intanto saluto Andrea e gli rinnovo i complimenti che gli ho fatto lunedì privatamente durante un incontro a Coverciano, perché gli ho detto che la cosa più bella è vedere gli attaccanti dell'Inter che partecipano anche alla fase difensiva. E questo, sì, quando un allenatore riesce, io da ex attaccante, quando un allenatore riesce a inculcare questo nei giocatori, vuol dire che sicuramente è una grande autorità. Quello che gli volevo chiedere è questo: se come me pensa che la vittoria di Torino, per come è avvenuta, anche perché l'Inter ha strameritato di vincere quella partita, abbia dato la consapevolezza a tutto il gruppo di poter già da quest'anno ottenere qualche risultato importante, soprattutto in campionato. Cioè, ci sono delle vittorie che segnano una stagione, secondo me quella di Torino, per come è avvenuta, può essere veramente determinante per la stagione dell'Inter. Andrea? Ma grazie dei complimenti. Io innanzitutto lo spero, Cristiano, secondo me il segnale più forte è che l'Inter era andata a casa della capolista a giocarsela e l'aver vinto ci ha dato forza, però da qui a dire e a parlare di obiettivi finali, secondo me bisogna ragionare partita per partita. Anche stasera l'Inter, come ha affrontato questa gara in Europa League, l'attenzione e la concentrazione che ci ha messo e la voglia comunque di vincerla è il dato più importante. Adesso torniamo a Milano e pensiamo alla partita di domenica con l'Atalanta e poi c'è da studiare anche il suo Parma, perché vince tutte le partite, pure il Parma di Lucarelli, io lo seguo. Comunque bravo Andrea, sei anche un bravo pompiere. Grazie Stramaccioni, buon ritorno. Grazie. Allora Simino, lasciamo Stramaccioni, però c'è subito Samir Handanovic, altro protagonista della partita, il tempo va bene, di mettergli l'auricolare, siamo con Handanovic ancora. Grazie Andrea, grazie.